E ci trasferiamo ora a Mirabilandia, nel Ravennate, il parco del divertimento che attira almeno 2 milioni di visitatori l'anno. La nuova gestione spagnola punta sulla tecnologia, ha realizzato un nuovo gioco da 10 milioni di euro. Andrea Caglieris. L'estate sulla Riviera Romagnola non può non contare una tappa in uno dei tanti parchi della zona. Mirabilandia, quest'anno il polo del divertimento a pochi chilometri da Ravenna, il più grande d'Italia con 2 milioni di presenze lo scorso anno, ha inaugurato una nuovissima originale attrazione ipertecnologica, Reset, ambientata in una New York devastata da un misterioso cataclisma naturale, tra macerie, graffiti e le imponenti rovine della Statua della Libertà. Per realizzare il gioco sono stati necessari un anno di progettazione, 181 giorni di lavoro, 20 aziende e oltre 150 persone impiegate nel cantiere, per un costo complessivo che ha superato i 10 milioni di euro, a conferma dei grandi obiettivi che la gestione spagnola del gruppo Parque Reunidos ha sull'Emilia Romagna. L'investimento è importante, significativo, questa nuova attrazione ci lancerà nel futuro in obiettivi molto importanti. È un investimento che la Spagna ci ha concesso proprio per arrivare ai nostri obiettivi. Noi siamo il primo parco appunto all'interno del gruppo, e abbiamo circa 2 milioni di visitatori e un risultato operativo quasi di 20 milioni di euro all'anno. E Mirabilandia si conferma un traino per il turismo con il punto di prenotazione alberghiere all'interno del parco che attraverso la formula paghi il biglietto e il giorno dopo entri gratis, nei fine settimana garantisce il tutto esaurito nelle strutture della zona. La lotta